8 persone sono state arrestate dai carabinieri a Corigliano Calabro per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Tra loro anche 2 donne che avrebbero fatto prostituire ragazze dell'età di 12 anni con uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Per le vergini si arrivava a pagare fino ai 250 euro. Agguato a Reggio Calabria, dove in un bar del centro cittadino è stato assassinato Carmelo Morena, pregiudicato 64enne. L'uomo, vicino alla cosca dell'Andrangheta Condello Tegano, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa, che l'ha ucciso sul colpo. Si è svolta questa mattina alla Prefettura di Reggio Calabria una conferenza stampa per annunciare l'esercitazione annuale di protezione civile che si svolgerà domenica prossima 3 aprile su un tratto dell'autostrada 3. Sarà infatti chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di Scilla e Campo Calabro. È stato presentato questa mattina il progetto La Magna Grecia, Radici, Oggi e Futuro, Reggio Calabria, un futuro per lo sport, per la promozione di una serie di eventi e iniziative a carattere sportivo già dal prossimo mese di aprile. Presente alla conferenza anche l'ex calciatore Ciccio Graziani.